Benissimo, fratelli e sorelle, siamo in una giornata meravigliosa, di fuori piove, qui splende la luce di Cristo, perché Gesù Cristo è il re dell'universo. Quando si intende re dell'universo significa che lui comanda tutto, comanda le forze della natura, comanda la storia del mondo, comanda, sulla terra esistono tanti poteri, comanda sul mondo degli spiriti, buoni e cattivi, comanda tutto. E quando si dice Gesù Cristo, re dell'universo, non si intende figlio di Dio, re dell'universo, si intende l'uomo Gesù, nato a Nazareth, Betlemme, Nazareth, lui, l'uomo ha fatto il falegname, lui re dell'universo, quello di ciccia come noi, uomo, l'uomo Dio. Questo è importante. Allora, perché è importante per noi? Perché la via che ha seguito Gesù Cristo per diventare re dell'universo, la via nella quale Maria l'ha seguito, è diventata anche lei regina dell'universo e siede sul trono per comandare tutto, compreso gli angeli. Quando mi ha fatto luce la prima volta che capite, l'angelo che apparve a Maria, San Gabriele Arcangelo, un angelo capo, che significa miliardi di angeli sotto di sé. Lui, quando è apparso a Maria, è apparso da ragazzina di 14 anni, la guardava dall'alto in basso. Ma quando Maria è stata assunta in cielo, fu fatta regina degli angeli, si è ribaltata la cosa. Maria guarda dall'alto in basso San Michele Arcangelo, San Gabriele Arcangelo. Perché? Perché ha seguito la via di Gesù Cristo che l'ha condotta a quel punto, ad avere, a raggiungere la quarta potenza spirituale dopo Dio Padre e Figlio e Spirito Santo. Per cui quello che può fare Maria, dopo di Dio, nessuno lo può fare. Neanche tutti gli arcangeli messi insieme, e nessuno lo può distruggere, neanche tutto l'inferno messo insieme. Questa è una grandezza. Allora, noi siamo qui alla ricerca proprio di questa cosa qui. Che cosa ha fatto diventare un umile falegname re dell'universo? Che cosa renderà noi, me, Marco Farina, te, ciascuno di noi, vincitori nella nostra vita? Cosa ci farà acquisire potere sui nostri nemici? Nel corpo, le malattie, dell'anima, i peccati, della società, cos'è che ci permetterà di vincere queste cose? Come si sconfigge la povertà del mondo? Quanti hanno provato a sconfiggere la povertà con le tante soluzioni provate nel corso della storia? Hanno soltanto versato ancora più sangue e lacrime. Gesù Cristo ha creato una comunità, la Chiesa, la prima comunità della Chiesa a Gerusalemme, dove il problema ricchi e poveri non esisteva più, chi era troppo e chi era troppo poco. Perché? Perché tutti gli idoli erano caduti nei cuori delle persone, tutti si amavano gli uni gli altri, chi aveva di più dava a chi aveva di meno, e nessuno più diceva questo è mio, guai chi lo tocca. No, è nostro. A chi serve lo usa. Risolto il problema ricchi e poveri nel mondo. In quale altra società è successo questo? Allora, vedete, quando Dio creò Adamo ed Eva, li creò a sua immagine e somiglianza. Lui era amore, li creò per amare. Qualsiasi deviazione da questa via ci porta fuori strada e ci fa fare un sacco di disastri. Quanti ne vengono nel mondo? Oggi parliamo di Cristo, re dell'universo. Il re significa che c'è uno che è capo, che comanda un certo popolo, che vive in un certo territorio, e esercita un potere, se no che re è? Il diavolo
ha fatto così fin dall'inizio. Lui è uscito dalla via di Dio quando decise, siccome Lucifero era il più bello e più potente degli angeli, il numero di due dopo di Dio, dice: io voglio diventare padre eterno di me stesso, non voglio avere nessun Dio sopra di me, Dio sono io. Uscendo dalla via dell'amore, perché questa cosa si chiama superbia, ha creato un'altra realtà parallela, distinta e diversa da quella di Dio e del suo amore. Solo che in questa altra realtà non domina l'amore. Non esiste questa realtà, esiste per un'altra cosa. Quale altra cosa? Possiamo vedere nella società come funziona oggi. Stamattina ho visto con bambini a catechismo. Che cos'è il bullismo? Che qualcuno che è più tosto degli altri, di muscoli e di cattiveria, sceglie di essere il numero uno, il bullo, e di conseguenza di avere gli altri sotto di sé, per la forza. Chi non gli dà retta viene pestato. Se non gli dai i soldi che ti chiede, ti rompono il cellulare, ti sfregiano il motorino, ti spettano dietro l'angolo, ti riempiono di botte. Il bullo. Che il bullo è un re che ha il suo regno con le persone che sono a suo servizio, chi per guadagnarsi un posto vicino a lui, chi per timore di essere preso a cazzotti, la comanda lui in quel regno. Altri hanno altri regni tenuti in piedi da altre realtà. Quando una ragazzina comincia a vedere che i maschi la guardano, o meglio la desiderano, allora le gonne si fanno più corte, i vestiti più aderenti per formare le forme del corpo, i trucchi. Una ragazza di 16 anni che c'ha a fare l'estetista? Mica è una vecchia che comincia a avere bisogno dei restauri per far finta di essere ancora giovane. Chi è che non ci va dall'estetista? Ci vanno tutte. Quanto tempo si perde per la bellezza? E allora, ecco, una ragazza tanto più bella, tanto più a corpo e mozzafiato, tanti più ragazzi ha sotto i suoi piedi, che la guardano, la cercano, la desiderano, con gli occhi e con i sensi. Funziona così, lei ha un dominio. Basta una parola, tutti al servizio. Quando era a Comunanza, parla di Comunanza, ci fu uno che ebbe l'idea di fare un torneo internazionale di pallavolo femminile. Oh, non vi dico, tutti i giovani del paese, bastava che una facesse, delle atlete dell'est, scriccasse le dita, macchine, servizio, tutti al servizio delle atlete della pallavolo, perché erano belle. E i ragazzi, servizio gratuito a tutte le ore del giorno e della notte, i giovani. E diventano un potere con la loro bellezza, è un regime con la seduzione fisica, e c'è un potere sul mondo maschile. Quante donne nel corso della storia, attrici bellissime, hanno tenuto in ginocchio il mondo intero, hanno piegato capi di governo, sono state le vere first lady del mondo. Allora un potere, una regina con un suo potere è sotto i sudditi, asserviti a quel potere. Poi vi sono gli altri poteri più classici, il potere del denaro, comanda chi ha più soldi, il potere delle armi, comanda chi ha la bomba più disastrosa. Il Papa ha detto stamattina a Nagasaki che non è soltanto peccato usare le bombe atomiche per distruggere il nemico, ma anche peccato tenerle negli arsenali, dovrebbero essere tutte distrutte. Se si usa l'energia atomica per servizio delle persone, per il bene, per fare la corrente elettrica,
non per uccidere il nemico. Potere delle armi, chi ha l'esercito più forte del mondo comanda e tutti gli altri sono asserviti. Quanti nel corso della storia hanno usato le armi per il loro regno? Tutti tanti condottieri, ma pensate che razza di roba. Napoleone Bonaparte, per avere il suo impero, quanti a quei tempi, quante centinaia di migliaia di persone ha fatto morire in battaglia tra francesi e gli altri popoli, per essere imperatore. La corona ferrea, Dio me l'ha data, guai a chi la tocca. A chi te l'ha data Dio? Dio ti ha dato a te una corona. A calci nel sedere, gli ha data Satana quella corona, presa col sangue degli altri. Chi sei tu? Chi sei? Che fine ha fatto Napoleone? Già sulla terra. E così tutti gli altri. Quando Carlo Magno si accorse che il cristianesimo poteva essere una buona cosa per essere il collante del suo impero, fondò il Sacro Romano Impero, ma usò la religione per cementificare il suo regno, non per dare gloria a Dio, bisogna dare gloria a Lui. E a quei tempi le conversioni erano forzate. Se non ti facevi cristiano, i soldati di Carlo Magno, via, taglio di testa. Prima, pochi secoli prima, per diventare cristiani ci volevano 2, 3, 4 anni di preparazione con il catecomenato. Poi venivi ammesso al battesimo, se avevi fatto il cammino richiesto, se no stavi ancora lì, aspettare di convertirti prima di entrare nelle acque battesimali. Potere, usare la religione per aumentare il proprio potere e così via. Allora, il mondo di oggi è un mondo dove tanti di questi poteri, tanti di questi regni si sovrappongono e hanno ognuno il proprio ambito, le proprie persone. E San Paolo ne fa una descrizione meravigliosa nel Lettera agli Efesini, dicendo che Gesù Cristo ha scavalcato i poteri, lui li chiama, con linguaggio antico, principati, potestà, dominazioni, e diceva che questi poteri che sulla terra sono incarnati con Tizio, che è il più ricco di tutti, Caio, che ha il esercito più potente di tutti, quella che è la donna più bella di tutti, in spirito, dentro i cuori di queste persone che sono a capo di questi regni, c'è lo spirito del male corrispondente, che significa lo spirito del Dio denaro dentro a quello che comanda con i soldi, lo spirito dell'erotismo dentro a quella che pone il suo corpo per farsi il dominio del mondo degli uomini, lo spirito della superbia a quello che vuole diventare il comandante numero uno attraverso la politica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono gli spiriti del male, loro che hanno sedotto le persone e che hanno creato regni alternativi al regno di Dio del mondo, dominano l'umanità attraverso queste cose. È una lettura abbastanza chiara della situazione del mondo di oggi, di allora, di sempre. Ma il mondo può vivere di forza fisica bullistica? Il mondo può vivere di erotismo? Il mondo può vivere di politica fatta non a servizio del popolo, ma per usare il popolo a servizio del potente di turno? Il mondo può essere fatto di ricconi che hanno tutto tra le proprie mani e costringono il resto dell'umanità a sopravvivere quando questo è possibile? Eccetera, eccetera, eccetera. È questa la vita? È questo che ha voluto Dio quando ci ha creato? Questo è un inferno. Non si può vivere in questo modo. È l'inferno sulla terra. Qui dobbiamo parlare dell'inferno dopo la morte. L'inferno qui, ora. Per togliere l'umanità dalla schiavitù di questi regni,
Dio ha mandato nel mondo il suo figlio, l'ha fatto diventare uomo e gli ha fatto fare un percorso nuovo a tutte le realtà esistenti a quel tempo. Gesù Cristo, lui, se avesse fatto la scelta di diventare ricco, secondo voi gli sarebbe potuto diventare? Quando faceva da falegname sedie, tavoli, armadi, finestre, aratri, gli piaceva fatti male o fatti bene? Come qualità erano inferiori o superiori alla concorrenza? Se avesse voluto, imbastiva un impero economico, cominciava ad esportare all'estero, dall'imperatore a Roma, non so che cosa, diventava ricchissimo, si affermava così del mondo. Lui non ha voluto scegliere la via del successo imprenditoriale sulla terra, è rimasto a vivere guadagnandosi il pane col lavoro delle proprie braccia, lavoro fisico, non mentale, fisico, per tutto il tempo che era necessario prima di partire come predicatore. Ha fatto questo, non ha ceduto al Dio denaro la sua esistenza, non ha messo il denaro come obiettivo da raggiungere, la ricchezza come obiettivo da raggiungere, come scopo di esistenza per la propria vita. Gesù Cristo si è cercato un regno di questo mondo, un regno politico. Tutto Israele voleva che contro gli invasori romani venisse qualcuno che finalmente potesse restaurare il nuovo regno di Israele. Quanto ha combattuto, quanto ha penato Gesù Cristo con i malintesi che si creavano tra il regno di Dio e il nuovo Israele. Ricordate l'esempio bellissimo di Gesù Cristo che quando viene acclamato la Domenica delle Palme, quando tutto il popolo che pendeva delle sue labbra perché l'aveva stabilito di tutti, il Signore con stramiracoli di tutte le categorie, di tutti i generi, esorcismi, segni sulla natura, prediche profondissime che toccavano il cuore di tutti e convertivano anche i peccatori più induriti. Lui entra acclamato come re. Tutti aspettavano che Gesù Cristo si mettesse a capo di una rivoluzione contro l'impero di Roma e portasse nuovamente lo Stato di Israele a essere libero, indipendente, teocratico, cioè col dominio dato da un rappresentante di Dio, ma non sotto il dominio politico di nessuno. Allora Gesù Cristo entra in Gerusalemme non montando un cavallo bianco bombardato e circondato dalle guardie scelte del corpo. C'entra, in che modo vi ricordate? Cavalcando un'asina. Un'asina? Un re sopra un'asina. I pezzenti facevano questo. Lui così entra in Gerusalemme. Che segno per tutti di chi voleva essere, qual era il tipo di regno che è venuto a portare. Il potere delle armi. Quando si accorsero i suoi discepoli che Gesù rischiava la pelle, gli sono procurate le armi per difenderlo, che ragionavano umanamente, vogliono arrestare il nostro maestro, noi lo difendiamo fino a dare la vita per lui. Si procurarono le armi, le spade, oggi si procurano i Kalashnikov, le bombe a mano, non so che cosa, a quei tempi le spade, i pugnali. E quando Gesù viene arrestato nell'orto di Getsemani, Pietro prende la spada e, anche se non era spadaccino, lo difende così e dà un colpo di spada a uno dei servi del sommo sacerdote e gli mozza un orecchio. Lì sangue e per terra il lobo dell'orecchio. Cristo lo guarda, lo fulmina col suo sguardo. Pietro, che fai? Rimetti la spada nel fodero. E sappi che chi di spada ferisce, di spada ferisce. Chi ha scelto di usare la violenza, di morte violenta morirà. Rimetti la spada nel fodero. Io non agisco così. Non è questa la mia via. E Gesù Cristo fa una cosa che nessuno mai capirà, si inginocchia a raccogliere l'orecchio mozzato del suo nemico, glielo riappiccica con un miracolo.
un miracolo a un nemico, un miracolo a uno che è venuto per arrestarlo. Chi lo farebbe oggi? Questo ha fatto il Signore. Allora niente armi, niente soldi, niente erotismo, niente armi. Che voleva Gesù Cristo? Avete mai visto nello sport, nella box, nelle altre attività, quando un combattente è più forte dell'altro, spesso fa così, per esempio, sta per iniziare il match di box, dice, dammi un cazzotto qua, e quello, boom, fatto niente, dammelo di qua, e per dimostrare all'avversario che per quanto possa fare, stai sotto chilometri, tu oggi sarai sconfitto. Quando Gesù Cristo veniva assalito dal male, come reagiva? Senza violenza. Mi dovete arrestare? Arrestatemi. Mi dovete torturare? Torturatemi. Dovete mettermi in croce? Non mi difendo, mettetemi. Non ha avuto nessuna azione per salvarsi, per giustificarsi, per scampare le trappole, la morte umana. Non gli importava. Quando viene giudicato da Pilato, Pilato gli dice, ma che fai? Io ti faccio le domande e tu non mi rispondi. Oh, ma ti rendi conto che io ho su di te il potere di vita e di morte? Io ti posso rimettere in libertà e posso comandare di andare a morire in croce. Rispondimi. Tu sopra di me non hai nessun potere, dice Gesù Cristo. Nessun potere. Ce l'ho di vita e di morte. Nessun potere. Che tu mi uccidi o non mi uccidi il corpo, a me mi fa un baffo. Questa era la posizione di Gesù Cristo, per quanto era forte spiritualmente. Qui non si tratta di uno che ha disprezzo della vita perché è un eroe, un superman che resiste al dolore, che ha la soglia del dolore altissima e inarrivabile a quella degli altri. È perché Gesù Cristo sta vivendo in un'altra dimensione a noi sconosciuta. Che cosa stava facendo Gesù Cristo? In quale dimensione stava vivendo Gesù Cristo? Gesù Cristo stava vivendo in una dimensione sconosciuta a tutti allora, sconosciuta perfino alla religione dell'Antico Testamento, la quale non si basava sull'amore, ma si basava sulla legge. I santi erano chiamati non quelli che amavano di più il prossimo o Dio, ma quelli che erano più scrupolosi a mettere in pratica le regole e le regoline dell'Antico Testamento. Quindi il perfetto contrario della vera religione. Tant'è vero che chi è che è stato colui che ha decretato che Gesù Cristo era meritevole di morte? Chi è stato? Rispondete. Chi è stato che ha decretato la condanna a morte di Gesù Cristo? Oh, il popolo? No. Il sommo sacerdote, Caifa. Il Papa dell'Antico Testamento, quello che, essendo sommo sacerdote, avrebbe dovuto capire le cose di Dio molto meglio di tutti quanti gli altri, per cui poteva essere la guida religiosa del popolo di Israele. Lui ci capiva talmente tanto delle cose di Dio che ha condannato Gesù Cristo a morte perché aveva osato chiamarsi figlio di Dio. Bestemmia! Dio è immenso. Tu sei un cencio di essere umano come noi, come fai a chiamarti figlio di Dio? Disprezzi Dio se ti chiami figlio di Dio. Tu non meriti più di vivere in croce. Gesù Cristo, figlio di Dio, lo era veramente. In nome di Dio gli ammazza sulla terra il figlio e tu sei capo del religioso del popolo di Israele. Quello ha fatto. La religione del popolo di Israele era la più ipocrita delle religioni che esistevano a quei tempi. E lì San Paolo nella lettera ai Romani che i giudei
rispetto agli altri popoli del mondo, riguardo alla religione, erano più peccatori di tutti. Perché pur avendo la legge, le alleanze, i profeti, hanno ucciso il figlio di Dio. Cosa che gli altri non hanno fatto. Pilato, nei Vangeli, sapete come emerge meglio come figura del sacerdote Caifa, il sommo sacerdote? Perché Pilato aveva capito che Gesù Cristo non aveva fatto niente di male e che soltanto per invidia gli avevano presentato per farlo fuori e non voleva stare a questo gioco. Poi, manovrando politicamente, lo hanno costretto a fare la loro volontà, ma lui non voleva condannare Gesù Cristo a morte, né lui né la moglie. Allora, Gesù Cristo stava portando avanti una cosa, un potere nuovo per il mondo che nessuno conosceva, un regno nuovo che non c'era nel mondo, l'amore. Capite questo? Questo soprattutto deve capire chi qua dentro stasera non ha mai deciso di vivere per amore. Chi ha altri obiettivi da raggiungere? Quale obiettivo da raggiungere nella vita? Diventare forte? Diventare bellissima? Diventare ricchissimo? Diventare una persona di potere? Oppure, non so, ti accontenti di vivere una vita con qualche soddisfazione, qualche viaggetto, qualche crociera, e poi aspetti che arriva la morte? Quale obiettivo c'è nella vita? Voglio raggiungere l'amore, voglio seguire la via dell'amore, voglio diventare amore vivente. Gesù Cristo ha fatto questo. Quando sulla croce, pendente, le persone si chiedevano: ma fino a che punto resiste questo? Ci doveva essere un punto di rottura nel quale manderà a quel paese tutti quanti, nel quale si metterà a bestemmiare Dio perché soffre, nel quale maledirà le persone che lo hanno ucciso in quel modo barbaro, condannandolo senza motivo, ingiustamente. Non mi dite che qualcuno qua accetta le ingiustizie, di fare brutte figure davanti agli altri quando la colpa non ce l'hai. Siamo tremendi in questa cosa qua. Una condanna ingiusta ti uccide più che la morte, che l'assassinio fisico. Bene, Gesù Cristo, questo punto di rottura, quello che si dice nel mondo che tutte le persone hanno un prezzo per essere vendute, questo punto di rottura non ce l'ha avuto. Dal punto di vista spirituale, il capo spirituale di tutti i regni del mondo di allora, che ha usato falsa religione, potere civile, potere dei soldi, eccetera, 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 per combattere Gesù Cristo, lo ha messo sulla croce con questa scelta: eccoti tu che ami il prossimo, tu che sei fedele a Dio, al Padre. Guarda, le persone che tu ami ti ricambiano così tanto e così bene che godono di vederti crepare versando il tuo sangue. Il Padre che tu dici tanto di amare, lo chiami Padre perché ti dà la vita, perché è buono, eccetera, che tu hai predicato a tutta questa gente, ti ha abbandonato, ti sta facendo morire in croce e non risponde alle tue preghiere d'aiuto. Dove sta questo Padre tuo? Perché lo ami ancora? Perché non lo bestemmi come facciamo tutti quanti noi? Perché è cattivo quel Padre. Perché non te la prendi contro questa gentaccia che non merita nulla? Ha fatto così Gesù Cristo? Ha ceduto a questo modo di fare? No. Gesù ha amato quelli che lo crocifiggevano, amato quelli che godevano della sua morte e della sua sofferenza, amato il Padre laddove nessuno lo ama, nel buio, nella sofferenza, nella morte.
Fatto questo, aveva qualche altra arma il diavolo da porre contro Gesù Cristo? No, sconfitta l'arma della sofferenza e l'arma della morte. Chi ha vinto? Gesù Cristo o il diavolo? Ditelo voi. Chi ha vinto? Gesù Cristo o i suoi assassini? Gesù Cristo ha vinto con il suo amore. L'amore più forte della morte, l'amore più forte della sofferenza, l'amore più forte di ogni tipo di potere che tiene le persone soggette in questo mondo. L'amore è il potere più grande che esista, l'amore più forte della forza fisica, l'amore più forte della bellezza e dell'erotismo, l'amore più forte dei soldi, l'amore più forte del potere politico, l'amore più forte delle bombe, delle armi e degli eserciti, l'amore più forte di Satana, l'amore più forte di tutto. Gesù Cristo per amore ha perso la vita? Bene, quel sangue spatto sulla croce, da allora in poi è l'arma vincente contro Satana. Il diavolo non può nulla contro quel sangue, perché l'ha sconfitto Gesù Cristo proprio effondendolo sulla croce. E San Tommaso d'Aquino dice che in una sola goccia di sangue di Gesù Cristo cadente dalla croce c'è più potenza di quella che ha usato Dio quando ha creato l'universo intero. Più potenza. Per questo nel sangue di Gesù Cristo si trova lo Spirito Santo. Perché lì c'è l'amore nella massima dimensione sulla faccia della terra. Capite perché l'amore di Gesù Cristo è guarigione per i malati spirituali e fisici. Diceva Isaia, ispirato dallo Spirito Santo, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. L'amore di Gesù Cristo è più forte delle fratture, dei malefici, delle messe nere che vanno tanto di moda nei nostri tempi, con le persone che vanno dai maghi perché credono che lì hanno più facilmente quello che vogliono. Ci vanno anche le persone che vanno a messa della domenica tranquillamente, pensando che si può tenere i piedi in due staffe, e fanno un sacco di guai. Vince il sangue di Cristo. Gesù Cristo, per aver amato con tutto se stesso, dice San Paolo, lettera di Efesini, capitolo 2, per questo Dio è esaltato, perché ha dato se stesso per amore, lo ha risuscitato dai morti, lo ha innalzato nel cielo, lo ha fatto diventare re e signore dell'universo. Che significa che tutti noi, io, Marco Farina, presidente degli Stati Uniti d'America, presidente della Cina, tutti ci dobbiamo confrontare con Gesù Cristo. Dio ha scelto Gesù come metro di misura per vedere il valore di noi uomini. E le persone valgono nella misura in cui valgono attraverso di Gesù Cristo. Che se uno è partito dal nulla e nel giro di pochi anni ha messo su un impero economico, davanti a Dio questa cosa gli fa schifo, non vale nulla, qui è ammirata, guarda, qui non c'è niente adesso, guarda che riccone, che... non vale nulla. Ma se uno diventa una persona che ama, allora sì che acquista valore davanti a Dio, e quel valore gli rimane per sempre. Che significa che Gesù Cristo è il Signore dell'universo? Per noi, oggi, che se io, Marco Farina, mi trovo in situazioni dove in me domina un'altra potenza, nella mia famiglia domina un'altra realtà, nel mio lavoro, nel mio corpo, nella salute che mi manca, domina la malattia, nella fabbrica dove lavoro domina il Dio quattrino, e così via. Noi chiamiamo Gesù Cristo perché diventi vincitore, re in quelle zone dove lui non è re.
Noi stiamo lavorando perché il mondo diventi un mondo di amore. Non possiamo tacere Cristo Gesù al mondo di oggi. Non possiamo dire, non possiamo non dire al musulmano che Dio non è un padrone, che Islam, che significa sottomissione tradotto in italiano, non è il vero rapporto con Dio. Il rapporto con Dio è un rapporto d'amore, padre e figlio, non nella sottomissione. E che non si diventa membro di una religione soltanto per l'imposizione della parte esterna di qualcuno, ma attraverso una scelta libera, personale e profonda che si chiama conversione, che si chiama rinascere dall'acqua dello Spirito, risuscitati dello Spirito Santo, nati a vita nuova dello Spirito di Dio. E stasera siamo qui per scegliere Gesù come nostro Signore, per invocarlo come nostro Salvatore, per noi stessi, per i nostri cari. Ecco Gesù, quando è bello leggere gli Vangeli, che andava in giro per città e villaggi. Che faceva Gesù Cristo quando andava in giro per città e villaggi? Predicava la buona notizia del regno di Dio, il regno dell'amore. L'abbiamo fatto stasera. Ma lui non predicava soltanto a parole, predicava pure con i fatti. E i fatti che accompagnavano la sua predicazione, anche se quella della predicazione rimaneva la cosa principale, erano le guarigioni dei malati, la liberazione delle persone possedute dello spirito del male. E a quei tempi c'erano le malattie tremende che fastidiavano la popolazione, la lebbra. Non so, qualcuno di voi è stato mai in Terra Santa a fare il famoso pellegrinaggio più importante di tutti, quello della terra di Gesù Cristo? Io c'ero nel 1978, quando feci la maturità, e per premio mi fu concesso di andare in pellegrinaggio in Terra Santa accreditato dalla parrocchia. Quando andai nella parte araba di Gerusalemme, se andiamo a fare un pomeriggio che era libero, un giro, ciechi, sordomuti, zoppi, storpi, ne è una marea di persone malate. Oggi che abbiamo ospedali, cure, medicine, ai tempi di Gesù Cristo allora che cos'era? Gesù Cristo dava la vista ai ciechi, l'udito e la parola ai sordomuti, di camminare agli storpi, guariva i lebbrosi, risuscitava i morti. Questo faceva Gesù Cristo, la sua missione d'amore, di misericordia, di bontà. Adesso che Gesù è risorto e salito al cielo, siede alla destra del Padre, ha cambiato opinione riguardo a noi e riguardo a quello di cui noi abbiamo bisogno? Fa altre cose? Dice no, adesso le malattie ve le dovete tenere, se ce la fate a guarire con le medicine va bene, se no. Oppure lui interviene quando qualcuno dice Signore ti prego guariscimi. Abbiamo cambiato noi, credo, nei confronti di Gesù Cristo o cambiato Gesù Cristo atteggiamento nei nostri confronti? Il male si può sconfiggere o bisogna abbassare la testa e portarsi questa croce che non diventa mai risurrezione? La croce finisce lì o dopo questa c'è un capitolo più importante che si chiama risurrezione dei morti e la vita eterna dopo di essa? In quale Dio crediamo? Nel Dio della morte e della sofferenza o nel Dio della resurrezione e della vita? Nel Dio che sconfigge il male? Se crediamo nel Dio della sofferenza e della morte, ci comportiamo in un modo. Se crediamo nel Dio della vita, della guarigione, della resurrezione dei morti, ci comportiamo in un modo totalmente diverso. Guardate, in certi brani del Vangelo che sono così illuminanti. Quando Gesù guarì il cieco che chiedeva la carità sulla via di Gerico, quello era nato cieco. Mettiamo che ci avesse avuto 40 anni,
quello per 40 anni aveva sempre desiderato, sperato di poter un giorno vedere. Non ha mai smesso, non si è mai rassegnato a dire: beh, sono cieco, non ti può fare niente, mi tengo la cecità. Lui ha sempre sperato di vedere, anche se la cosa era umanamente impossibile che avvenisse. E siccome lui ha sperato questo, quando quel giorno passò quel tale Gesù di Nazareth, profeta della Galilea, non si è fatta sfuggire l'occasione. Gesù abbi pietà di me. Non penso che era l'unico cieco in quella parte, in quella via. Lui guarito, gli altri no. Perché ha sperato, perché dentro si è rimasto vivo, perché non si era assegnato ad essere sconfitto dal male. Lui ha combattuto per la vita e l'ha ottenuta. Sapete che l'autore di Tre Ebrei dice che Gesù Cristo sulla croce è diventato l'autore della fede. Più che Abramo quando sacrificò il figlio Isacco sul Monte Moria. Perché Gesù Cristo sulla croce, morendo per amore, ha creduto che il Padre non avrebbe abbandonato nella morte, che il Padre suo è un Dio di vita, e quindi che se gli aveva fatto prendere addosso la morte era per un motivo solo, per sconfiggerla, non per fargli prendere addosso per il resto dell'eternità, per sconfiggerla. Ha creduto questo risorto dai morti. Cosa crediamo noi? Come siamo nei confronti delle battaglie della nostra vita? Siamo dei perdenti o siamo dei vincenti? Siamo rassegnati e abbiamo perso le speranze o siamo combattenti pieni di fede nel Signore? Che Lui vincerà in noi, attraverso di noi, sulle persone alle quali noi vogliamo bene. Quale male è più potente di Gesù Cristo? Quale malattia è per lui inguaribile? Quale peccatore per lui è inconvertibile? Quale disastro economico per lui non si può riparare? Può tutto Dio, nulla è impossibile a lui. E se questo è così, mettiamolo in pratica. Crediamo, tocchiamo con mano potente di Dio per noi. Facciamo in piedi. State tranquilli che il Signore conosce benissimo la situazione di ciascuno di voi, di noi, avete compreso. Sa in quali storie ci troviamo, a livello fisico, a livello familiare, a livello di peccati o santità interiore, se siamo schiavi di vizio o non lo siamo. La povertà non è una cosa economica, di soldi, non è una cosa che viene da Dio, l'ha creato il peccato del mondo. Ma Dio, anche lì, interviene come salvatore. Ricordiamo le parole della Madonna al Magnificat: ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha rimandato i ricchi a mani vuote e ha ricolmato di bene gli affamati. Questo fa Dio, fa giustizia già in questo mondo. Immaginatevi ai tempi dell'impero romano, quando l'imperatore andava, si sceglieva uno dei 20 e più eserciti che aveva sparsi per il suo immenso impero, il più grande della storia. Le legioni, eserciti invincibili, che gloria, che potenza l'impero romano, chi poteva sconfiggerlo? E ci sono 4 cialtroni di cristiani, una setta, qualche cosa da spegnere, perché era un danno per l'impero avere questi lazzaroni. Allora giù persecuzioni, o tu riconosci l'imperatore come tuo Dio, oppure
sei morto, prima ti faccio torturare, poi ti faccio sbranare delle belve al Colosseo. E quali sono fatti sbranare delle belve al Colosseo? Dopo essere stati torturati. Beh, di questo grande impero invincibile restano poche pietre diroccate. Il cristianesimo non è stato soffocato dalle persecuzioni, è venuto più forte, più solido e si è moltiplicato nel mondo. Questa è la potenza di Dio. Allora preghiamo perché il Signore prenda possesso della nostra vita, vinca sui nostri guai, sulle malattie, avremo anche trattamento di tutti gli infermi, una cosa che bisogna riscoprire in campo ecclesiale. Trattamento di tutti gli infermi, ricordo quando diventai prete, si dava quando una persona non era più cosciente e ci mancavano pochi minuti che morisse. Allora a qualsiasi ora bisogna chiamare il prete, magari alle 3:45 di notte, corri perché mio padre è andato in coma. E quello per arrivare a dare un giro agli infermi prima che morisse. Non era mai stato questo. Adesso invece non si dà più risolto il problema. Vero? Chi è che chiede per i propri cari l'unzione degli infermi? Soprattutto quando stanno per lasciare questo mondo. L'unzione degli infermi non è stato mai sacramento estrema unzione. Non è stato mai considerato come il francobollo da mettere sulla lettera prima di essere spedita da questo all'altro mondo. Unzione degli infermi. Si unge con l'olio terreno, ma carico dell'unzione, cioè della potenza spirituale dello Spirito Santo, il malato. Per quale motivo? Perché guarisca. E la guarigione del Signore è sempre una guarigione gemella, spirituale e fisica. Se ha commesso peccati saranno perdonati e il Signore rialzerà il malato dal suo letto di malattia, cioè lo guarisce. Questo è il motivo. Perché c'è il trattamento di tutti gli infermi? Per guarire. Per guarire. Tutti gli altri sono sofismi, sono articolazioni. L'unzione degli infermi, quando faremo le catechesi su questo, ve lo leggerò direttamente dal rito dell'unzione degli infermi, si dà per esempio quando uno sta per subire un intervento chirurgico. Perché? Perché non sia il dottore, il chirurgo a operare il malato, ma sia strumento del Signore, sia lui Gesù stesso a usare le mani e la testa dell'equipe medica e del professore che sta facendo l'intervento, perché l'intervento sia fatto nel modo migliore e sia risolutivo per la guarigione. Allora, prima dell'intervento chirurgico, non sono gli infermi e tante altre occasioni. Ma chi stasera ha da sconfiggere una malattia, a nessuno viene chiesto nulla, la cartella clinica per poter ricevere un treno infermi, lo sapete voi, lo sapete il Signore. Chi vuole sconfiggere una malattia, attraverso questo sacramento venga e riceva l'unzione degli infermi per la sua guarigione, per vincere il suo male. È allora che noi popolo di Dio dipendiamo dalla fede, crediamo in Cristo Gesù, cominciamo a diventare credenti non solo del Venerdì Santo, non solo di questo, ma anche e soprattutto della risurrezione dei morti, della Domenica di Pasqua. E la Domenica di Pasqua si comincia a vivere giorno per giorno, situazione per situazione, prova per prova. E ognuno poi potrà testimoniare al prossimo, al momento in cui questo serve, quello che ha fatto Dio per noi, nella sua misericordia, nella sua potenza, nel suo grande amore.